Un utente ha raggiunto ufficialmente per la prima volta l'Adventure Rank 60 di Genshin Impact. Che cosa gli hanno dato? Cosa dovrebbe fare ora MiHoYo, visto che stiamo più o meno arrivando anche noi a quel livello? Ne parliamo dopo la sigla. Ciao ragazzi, io sono Zergantis e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di un utente, uno youtuber, RevyMai, cinese, che ha postato su Bilibili, lo YouTube cinese, il suo raggiungimento del livello AR Adventure Rank 60 su Genshin Impact e la sua ricompensa e la critichina annessa e tutta una serie di pensieri e di valutazioni che normalmente noi giocatori a questo punto cominciamo a fare riguardo poi al futuro di questa meccanica. Per chi avesse cominciato a giocare da poco, l'Adventure Rank è il livello avventuriero, ovvero l'equivalente, chiamiamolo così, del livello del profilo di un altro gioco gacha o di un altro gioco per telefono. Non influisce sul livello dei personaggi, ma va a influire sul livello del mondo. Tant'è che le ricompense, i boss e il livello dei nemici aumentano e migliorano man mano che questo livello aumenta. Tant'è che infatti quando giocate con me su Twitch, mi invito oltretutto a venirmi a trovare, vi dico sempre, mi raccomando, cercate di essere almeno in questa fascia di livello, nel mio caso dal 55 al 60, in modo tale che possiate entrare nel mio mondo, perché sennò il livello del mondo è sfasato e non si può. E quindi è un incentivo, specialmente a inizio gioco, per i giocatori new buy, quindi per iniziare, per ottenere delle risorse, perché facendo cose, giocando, domini, missioni, quest, subquest, eccetera, eccetera, si ottengono dei punti XP che permettono alla barra di salire, dando delle ricompense che all'inizio effettivamente sono molto interessanti e sono molto utili. Possono essere primo gems, possono essere resine, possono essere addirittura delle sfere di evocazione per i wish, dei libretti, eccetera, eccetera. Questo andando avanti, chiaramente la quantità di XP che servirà per arrivare al livello salire sarà sempre maggiore, fino ad arrivare a dei livelli come siamo noi giocatori che giocano da più o meno un anno, di quasi blocco totale. Il passaggio dal 55 al 57 è stato epocale e lunghissimo, e le ricompense tutto sommato non sono mai state così incredibili utili rispetto a quello che poi era stato a inizio gioco. Ma è anche normale, lo posso capire. Ma adesso un utente è arrivato a 60. Cosa gli hanno dato? Gli hanno dato 150 primogem, 3 wishes blue, che ovviamente con gli arcobaleno col cacchio, 2 mezzelune per le resine, 30 cristalli per il potenziamento armi e, se non sbaglio, 21, poi chissà perché 21 e non 20 o 25, hero suite, che sono i libretti per il level up dei personaggi, che per molti, già anche cavalcando la polemica dell'anniversario, che non ci hanno dato abbastanza, vanno a dire ma guarda te, questi non ci hanno dato nulla per 60, per fare livello 60 ste quattro cose in croce. Ci sarà poi tutto questo filone. Onestamente è in linea con quello che sono tutti gli altri livelli, ma il problema arriva adesso. Adesso cosa succede? Visto che comunque tutti i giocatori che bene o male hanno cominciato a giocare al day one o ai primi giorni, comunque nel primo mese, sono più o meno tra il 56 e il 57 quelli che hanno giocato assiduamente, cominceranno ad esserci tanti utenti che arriveranno verso quella soglia. Parentesi, se lui è arrivato al 60 così, c'è solo un motivo: refill. Ovvero lui fisicamente andava e ogni volta usava primo, cioè pagava per poter rifillare, quindi rimettere le resine e poter continuare a giocare. Non c'è altra spiegazione, perché sennò uno mi direbbe ma Zerga, tu giochi dal day 2 e com'è possibile che anche tu non sia almeno al 59? Per questo motivo qua principalmente. Quindi ora MiHoYo si ritrova con un giocatore a livello 60, un nutrito numero di utenti che è lì per un mesetto, due mesetti, tre mesetti per arrivare anch'essi al 60, con un anniversario, un'espansione di Nazuma che è appena uscita e deve pensare a qualcosa. Aumenterà il cap probabilmente, quindi magari si aumenterà il cap dal 60 al 70, ma a quel punto c'è un problema, secondo me. Poi ditemi voi se avete pensato ad altre cose nei commenti. Nel momento in cui si aumenta il gap dal 60 al 70, o comunque da altri livelli, chiaramente saranno maggiori il tempo e il periodo che serve per arrivare a quel livello lì, visto che saranno superiori, e visto che il contenuto che sta uscendo abbiamo visto che non è sufficiente per coprire, cioè Inazuma, Dragonspine e Inazuma praticamente totale, e gli eventi non sono serviti comunque agli utenti anche senza refill ad arrivare a quei livelli, ci si aspetta delle zone immense o una quantità di eventi enorme per poter arrivare, e tantissimo tempo per poter poi continuare a inseguire l'Adventure Rank. A meno che non accada una roba bruttissima, che però
abbiamo già visto nella vita, quella tipo del cap level di World of Warcraft, per esempio, che una volta si arrivava al 60 ci stavi 40.000 anni, adesso il cap è l'80, arrivare al 60, boom, ci arrivi in un attimo. Magari ci sarà un aggiustamento da quel punto di vista lì, però la cosa che appunto mi fa pensare è quanta roba state progettando di inserire per i prossimi contenuti nel caso aumentiate, e lo dovrete fare, l'adventure rank. A me viene in mente tantissima, sempre se lo volete aumentare e non ve ne fregate fino a che non avete un numero sufficiente di persone arrivate a quel cap level, e a quel punto con la richiesta fondante e sempre più insistente a aumentare laddove serva, non ora preventivamente. Non è che uno ha toccato il 60 e allora per questo dobbiamo alzarlo. Secondo me vivremo una situazione di stasi, vi dico, abbastanza lunga su il 60. Quando tanti arriveranno al 60, a quel punto si aumenteranno, però a quel punto dovranno aumentare anche le ricompense, perché arrivare al 60 e avere 3 wish, 150 primogem e 2 mezzelune, sì, ok, per l'amor di Dio, è meglio che niente, non ci lamentiamo. Però se tu alzi ancora l'asticella, queste ricompense secondo me devono anche aumentare. Io vorrei sapere che cosa ne pensate voi. L'adventure rank, ripeto, rimane una roba che passa molto in dimenticatoio, in secondo piano, come in tanti giochi che prevedono appunto l'account, il livello dell'account. Però adesso c'è da vedere un attimino, c'è da porsi un attimino queste due domande su dove andremo a finire, signora mia. Ecco, bene o male, il discorso è questo qua. Io prevedo degli aumenti, come vi ho detto, di cap fino a determinati livelli, laddove ci sia un numero molto importante di giocatori che ha raggiunto quel determinato cap. Ditemi cosa ne pensate voi. Io inoltre vi invito a iscrivervi se non avete ancora fatto, a lasciarmi un like, a seguirmi anche su tutti i miei altri social. Inoltre vi ricordo che sono live normalmente lunedì, mercoledì e venerdì alle 18. Questa settimana un po' tutti i giorni, perché siamo qua ancora in Irlanda con gli ultimi preparativi per le fasi finali del trasloco. E inoltre vi dico sempre di andare a controllare Instagram e iscrivervi lì, perché è lì che vi do le informazioni per tutto quello che accade negli altri canali. Quindi seguite lì per essere informati. Qua vi auguro una buona serata. United States of Terga. Ciao belli.